Buongiorno agli amici di Ante, buongiorno a due carissime persone che vengono a trovarci di rado, però è giusto, stiamo quasi a fine anno, anche perché hanno diverse cose di cui parlare. E andiamo a presentarli, il presidente Michele Michetti della Banca del Ferbarno, buongiorno presidente. Buongiorno. Insieme al direttore generale Vito Verdecchia, buongiorno Vito. Allora, il perché, anche perché fine anno si fanno un po' dei consuntivi, però anche perché dicembre è un mese importante per voi, giusto presidente? Sì. Perché il 15 ci sarà, oltre alla festa del socio, questa assemblea straordinaria che giustamente lei adesso ci illustra, perché sono tante le cose di cui prego. Allora, il 15 dicembre ci sarà l'assemblea ordinaria per una piccola parte e straordinaria, che è la parte più importante, della cui assemblea poi dopo ne parlerà più dettagliatamente il direttore, essendo un argomento più tecnico, perché sarà approvato il nuovo statuto e l'adesione anche alla nuova capogruppo ICREA nazionale. Ma noi per la prima volta facciamo la festa del socio. Questa è la prima assemblea straordinaria che viene fatta dopo la fusione con la Banca del Fermano, e dopo la fusione con la Banca del Fermano i soci sono raddoppiati, siamo intorno ai 2005, ed era difficile dal punto di vista organizzativo organizzare i soliti pranzi che facevamo. Certo. E allora abbiamo optato per fare la festa del socio, che altre banche già fanno, che noi non avevamo mai fatto. E abbiamo scelto una location a Cupra Marittima, che invece che Ripatranzone, per dare la possibilità ai soci del Fermano di raggiungerlo più facilmente. Una zona più consona per tutti, insomma. Sì, in maniera di non scontentare nessuno, facilmente raggiungibile dai soci delle due banche oggi unite. E nell'occasione di questa assemblea dei soci e festa del socio, noi poi daremo pure un piccolo riconoscimento al socio più anziano di età, al socio più di giovane. Solito si fa così, sì, esatto. Più giovane di età. Certo. E poi daremo il distintivo ai nuovi entrati nell'ultimo anno, e abbiamo invitato dei personaggi per un intrattenimento, un po' di musica, e sarà una festa dopo l'assemblea straordinaria. E noi vogliamo, sì, fare entrare nel dettaglio sull'assemblea, poi sì, dopo torniamo con lei per parlare del 16. D'accordo, va bene, allora passiamo la parola al direttore. Grazie presidente. Allora Vito, dettagliaci di questa assemblea, che a detta del presidente, insomma, penso che qualcosa, sì, di... ha un significato particolarmente importante. L'assemblea di quest'anno è in un periodo straordinario, un'assemblea straordinaria è un periodo straordinario, perché solitamente l'assemblea della banca l'abbiamo sempre tenuta nel mese tra aprile e maggio di ogni, certo, anno, certo. Quest'anno invece la data è appunto una data particolare, perché poi a gennaio diciamo la banca entrerà nel gruppo bancario cooperativo. C'è stata una legge di riforma del credito cooperativo che ha previsto la necessità di aderire appunto a un gruppo bancario, certo, per poter continuare a esercitare la propria attività. Quindi la banca di Ripatranzone del Fermano manterrà la sua autonomia, la sua partita IVA, quindi la sua storia, certo, di oltre 113 anni, però all'interno di un gruppo bancario. Quindi sarà importante, saremo chiamati ad approvare il nuovo statuto, quindi sarà importante la partecipazione della base sociale, perché per poter appunto approvare questo nuovo statuto occorre una maggioranza qualificata. Certo. Quindi ecco, l'invito verrà inviato appunto all'avviso di convocazione a tutti quanti i soci per fare in modo che ci sia una partecipazione. L'evento poi dell'assemblea sarà collegato alla festa, proprio per creare un unico momento, che, certo, sarà anche occasione, certo, poi per scambiarci gli auguri di Natale. L'ingresso nel mondo del gruppo bancario cooperativo darà sicuramente anche una maggiore forza alla nostra piccola banca, perché entreremo in un gruppo bancario con altre 141 banche, la nostra sarà la 142esima banca, che sarà quello di Crea Banca, al quale hanno aderito quasi la totalità delle BCC marchigiane. Entreremo in blocco all'interno di questo gruppo, sarà un gruppo che avrà una raccolta di oltre 100 miliardi di euro, impieghi per 90 miliardi di euro, un patrimonio di oltre 11 miliardi di euro. Numeri importanti. Sì. Il totale di circa 750.000 soci su base nazionale e oltre 4 milioni di clienti, quindi sono numeri importanti, ci renderanno la prima banca locale del paese, perché una cosa importante da dire è che questo nuovo gruppo bancario che sta per nascere, che nascerà appunto anno nuovo e per il quale è importante che poi appunto approvare questo nuovo statuto, questo gruppo bancario
La legge prevede che per almeno il 60%, ad oggi quando partiremo sarà il 100%, comunque anche nella sua storia che avrà il suo futuro, almeno il 60% del capitale sociale, quindi della proprietà, deve rimanere nelle mani del credito cooperativo, delle BCC. Quindi ecco, questa sarà una peculiarità tutta del nostro mondo. Numeri importanti, ma evento importante che va a caratterizzare non solo il territorio, ma discorso regionale e nazionale. E nazionale, esatto, esatto. Allora, adesso col presidente Michetti, perché giustamente c'è un'altra data importante che è quella del 16 dicembre, questo evento che si farà a Fermo, prego. Sì, vorrei fare una premessa prima del 16. La settimana scorsa abbiamo partecipato come banca a Fermo a una conferenza stampa del comune, perché ci è stato richiesto, e noi abbiamo aderito per il secondo anno consecutivo, ad essere main sponsor del Natale a Fermo, un evento abbastanza importante che quest'anno loro si sono rivolti ad Ambra Orfei per l'organizzazione. Ci sarà la ruota, ci sarà la pista di ghiaccio, poi dopo magari il direttore entrerà più nel dettaglio. Ecco, parliamo del 16, di come dicevamo poco fa. Il giorno dopo dell'assemblea straordinaria noi a Fermo inaugureremo la nuova sede della filiale di Fermo. Quando è stata attuata la fusione con Fermo, la filiale era in Viale Trento, qualche centinaio di metri più avanti, in Piazza Dante. Abbiamo individuato un altro locale più ampio e più confacente alle esigenze. Quindi è un ingrandimento della filiale. Sì, è un ingrandimento della filiale, ed essendo stata fatta, essendo stata organizzata su un locale nudo, abbiamo avuto la possibilità di metterlo su secondo le esigenze più importanti, più innovative di questo momento, quindi come la cassa self, la possibilità dei clienti di poter usufruire di questa cassa che è in tutto e per tutto uguale a una cassa tradizionale, soltanto che bisogna avere la conoscenza per poterla usare, esatto. E quindi ci saranno, con la presenza delle autorità che abbiamo invitato, speriamo che partecipino tutte quelle che abbiamo invitato, il 16 ci sarà questa inaugurazione. Questa nuova sede in un posto in Piazza Dante, come dice, un posto prestigioso. Abbiamo al piano superiore i vigili urbani, la sede dei vigili urbani, a fianco la protezione civile. Quindi e sotto ci siamo. In un posto storico, insomma. Sì, siamo molto soddisfatti e molti ce la invidiano quel locale. L'abbiamo voluto fare bene sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista funzionale, e questo ha comportato un ritardo nell'apertura. Attualmente stiamo lì, è già funzionante, e il 16 ci sarà solo l'inaugurazione ufficiale. E noi riteniamo che con la nuova location della banca possiamo offrire servizi migliori a tutta la nostra clientela del fermale. Anche perché quando ci si ingrandisce, per dare un servizio migliore e maggiore a tutti quelli che ne usufruiscono. Grazie Presidente, precisissimo. Volevo, sì. Giustamente mi ha ripreso il discorso per, se Vito ne vuole parlare, di questa festa, questo Natale fermano alla quale avete aderito, ma io devo ringraziarvi anche pubblicamente che date una mano anche agli altri, quindi io bisogna dirle le cose, quindi prego. Sì, sicuramente il CDA della banca è sempre sensibile, diciamo, alle istanze del territorio. Per quanto riguarda Fermo, è il secondo anno, perché siamo presenti su Fermo appunto da partire da luglio del 2017, che la banca ha deciso di unirsi al comune di Fermo in qualità di main sponsor del Natale del Fermano. È un Natale che appunto il Comune di Fermo organizza sempre a tema. L'anno scorso il tema era stato la magia di Harry Potter, quest'anno sarà il canto di Natale di Dickens. Quindi attorno a questo tema poi loro costruiscono tutta una serie di eventi, certo, e anche di infrastrutture, certo, come appunto la pista da ghiaccio, il planetario, quest'anno ci sarà la ruota panoramica, e noi diciamo appunto interveniamo in qualità di main sponsor per appunto essere vicino anche a questa iniziativa che l'anno scorso presenza sul territorio. Sì, l'anno scorso ci raccontava l'assessore, ha visto la presenza di oltre 6.000, ci sono stati oltre 6.000 bambini che hanno comunque visitato il planetario. Quindi si fa per loro in particolar modo. Sì. Quindi ecco, ci era piaciuto l'anno scorso, ci è piaciuto come si sono sviluppate le cose, quindi il consiglio di amministrazione ha deciso anche quest'anno di sposare questo evento su Fermo.
Io, se non ci sono altre cose, innanzitutto vi ringrazio, perché anche se venite una volta ogni tanto, però venite sempre per dei motivi ben precisi, ecco, per presentare questo giorno del 15, il 16 questa apertura, e poi siccome abbiamo anche, come sapete, la collaborazione con Roberto Valeri, con Logos, tutte quelle che sono, dove non possiamo arrivare noi, ci pensa Roberto a mandarmi tutto, anche perché doveva venire stamattina, però presenta la giornata alimentare, adesso in comune alle 11, e tocca, scusami con il presidente e con il direttore, però dopo ci penso io, non ti preoccupare, quindi ecco la collaborazione anche con loro. Vito, ti ringrazio tantissimo della visita, vi faccio l'in bocca al lupo e lo faccio anche al presidente Michetti. Presidente, mi raccomando, sembra una bella presenza, anche perché cioè, è come quando uno cresce in maniera giusta e appropriata, facendo piccoli passi però per arrivare a una giusta meta, è quello che state ottenendo dai numeri e da quelle che sono le priorità che esposto Vito e anche lei. Io vi faccio, se non ci vediamo, auguri, quindi oltre all'in bocca al lupo, buon fine anno e che sia un buon 2019 per voi e anche per le vostre famiglie. Grazie. Grazie Vito.